Sono Pasquale di Combo Expert e sono responsabile tecnico commerciale per la Campania. Ci troviamo in questo momento in un'azienda alle falde del Vesuvio, più precisamente nel comune di Poggiolarino, dove si producono prettamente ortaggi a frutto nel periodo primaverile estivo e ortaggi a foglie nel periodo invernale. In questo caso qua sì, abbiamo una serra di melanzana, una varietà lunga, dove praticamente è stato fatto un prodotto di fondo localizzato, il Terra Plus 1022, a una dose di localizzata di intorno ai 40 kg per 1000 metri lineari, e successivamente nell'arco di un mese dopo è stato fatto sempre localizzato ai due lati della pianta del Gold, mediamente a 50-60 kg per 1000 metri lineari. O quadrati, in questo caso qua, che è la stessa cosa, visto che praticamente i filari distano a qualche metro, 1,20 m di distanza l'uno dall'altro. Poi successivamente sono state fatte delle fertilizzazioni, le prime due per avere un accestimento un poco più compatto della pianta, con Novatec Solub 1630 in abbinamento anche un po' di solfato di magnesio, perché la pianta tendeva un poco a sfuggirci, e abbiamo avuto una buona, diciamo, un buon accestimento. Abbiamo avuto una buona produzione sul primo pacco, che è stata già raccolta, e successivamente abbiamo utilizzato violeta, Acafos violeta, titolo 13-40-13, alla dose di 4 kg per 1000 metri quadrati, in associazione al kelp e al solubor, per avere una migliore allegagione ed avere giustamente un'uniformità sui frutti che praticamente si possono vedere. Vista la vigoria della pianta, stiamo continuando con questa tecnica, e questa tecnica sta dando i suoi frutti, visto che praticamente abbiamo una scalarità nelle produzioni di frutti, come si può vedere da questa pianta qua, ecco qua, ma anche le altre sono la stessa cosa, e quindi abbiamo frutticini e fiori in modo abbastanza uniforme sulla pianta. Quindi, perché stiamo utilizzando questa cosa qua? Proprio perché la pianta è molto, molto vigorosa, quindi la stiamo mandando in fioritura con questo sistema. E il violeta in questo caso ci ha dato delle performance che alle aziende sono sembrate buonissime, perché sta avendo una pezzatura uniforme e anche una qualità di frutti eccezionale. Penso che continueremo su questa tecnica, utilizzando sempre i prodotti nostri, di cui l'azienda è entusiasta, quindi vedremo più presto quello che c'è da usare. Utilizzeremo quasi sicuramente i prodotti da ingrossamento, ma questa è una storia che andremo a vedere un poco più avanti.